Ciao Salva. Ciao ragazzi. Come stai? Buongiorno. Bene, bene. Sei in giro di corsa su e sempre, giù? Sempre di corsa, però si deve correre, è importante. State ancora registrando? Non abbiamo finito di girare, tutto a posto. Bene. Abbiamo una curiosità più che altro da fan della serie. Tu sembri proprio costruito perfettamente sul personaggio che fai, cioè fisicamente, tutto quanto. Però quanto c'è della tua vita reale, di quello che hai passato, eccetera, nel personaggio, comunque nella serie? Guarda, ti dico, ma un attore quando fa questo lavoro e cerca di farlo al meglio, porta con sé una valigia, la famosa valigia dell'attore, che sembra una frase retorica o qualcosa, ma è davvero una valigia, cioè tutti i tuoi ricordi, tutte le tue esperienze, le persone che incontri, le persone che osservi, ti fanno portare dentro di te un bagaglio. Questo bagaglio tu poi devi cercare di filtrarlo ed utilizzarlo poi nei personaggi, certo, che crei. Io almeno ho sempre cercato di fare questo, per esempio in Gomorra e anche negli altri progetti, perché secondo me per rendere credibile quello che fai devi far arrivare a chi ti osserva delle emozioni, delle sensazioni vere, che tu puoi trasmettere soltanto attraverso un racconto vero di quello che fai. Io devo cercare, in base a quella che è la mia esperienza, di portare un personaggio che possa essere credibile. Certo. Se io credo di non riuscire a dare una verità al personaggio che creo, non mi interessa raccontare quel tipo di storia. Certo. Ma c'è qualcosa che magari anche solo ti è passato di fianco nell'infanzia, nell'adolescenza, che poi rivedi in Gomorra? Di mio, personalmente, nella costruzione di Jenny, per fortuna non c'è nulla, anche perché sennò dovevate ad iniziare a preoccuparvi. Era un'altra location dell'intervista. Era bravissima. Però logicamente molte cose che fanno parte della costruzione del personaggio sono state assorbite dal mio modo poi di osservare il mondo e riprodotte poi in Jenny, in questo caso. E tu, cioè, in Gomorra sei cambiato tanto come personaggio. E questa cosa qua, cioè, hai dovuto fare un lavoro anche per cambiare, oppure fin dall'inizio sapevi che comunque saresti andato in quella direzione? No, fin dall'inizio si sapeva che il personaggio di Jenny avrebbe avuto questo tipo di cambiamento. Infatti loro, solo per il ruolo di Jenny, hanno visto oltre 1200 ragazzi, cacchio, mi sa. Sì. Hai vinto tu? Ho vinto io, sì. Ma se tu fossi invece dall'altra parte, cosa cercheresti, diciamo, in un ragazzo che stai provinando tu? Beh, a parte il talento, cercherei comunque di capire che potenzialità ha. Io faccio sempre un paragone, ecco, visto che ci troviamo. Paragono il mondo del cinema al calcio. Cioè, quindi calza sì, pennello, sì, con sì, secondo me un regista è come un grande allenatore che deve saper cogliere il talento anche in un ragazzo che magari non ha mai esordito in Serie A. Certo. Se riesci a cogliere questo tipo di talento, e poi realmente il talento c'è, poi deve essere al calciatore dimostrare le potenzialità, dimostrare la qualità, dimostrarlo questo talento. La tua icona, diciamo, in questo mondo? Ce ne sono tantissimi, però per esempio se proprio dovessi farti un attore, io, cioè, mi piace tantissimo Russell Crowe, cioè nella sua poliedricità, cioè lui è passato dal gladiatore a Beautiful Mind, cioè nel senso è un attore che riesce ad essere sì, ha fatto diversi di tutto, sì, ha fatto sì, di tutto davvero, e io cerco di fare questo tipo di scelte anche. Certo. Quindi l'allenatore di Gomorra ha fatto una grande plusvalenza con sì, sì. Cioè, no, in questo caso, ma secondo me il ti vorrebbero cedere, no, o comunque c'è un rinnovo di contratto? Mi state di parlare con suo Raiola. Mi state chiedendo spoiler. Andiamo piano. No, infatti non facciamo spoiler, perché diciamo, sennò adesso abbiamo finito il ritiro. A marzo inizierà il campionato e vediamo com'è andato. Ma tu guardi serie TV, sì? Certo, sì, sì, sì. Quindi, ma quando ti vedi nello schermo c'è autocritica, per esempio, tipo questa cosa devo migliorarla? Sì, sì, certo, certo. C'è l'autocritica c'è sempre. C'è anche quando esce poi alla fine, sì, cioè non sì, hai sì, tempo sì, di vederla. No, prima. Ma poi io sono abituato, non so se è una malattia mentale mia, ma tutti i film, le serie in generale, io sono abituato a vedere due volte, tre volte, quelle che mi piacciono soprattutto, perché così riesci a cogliere delle sfumature, dei particolari che forse ad un primo sguardo superficiale non riesci a cogliere. Gomorra stessa è una serie che va vista più volte, perché tu ogni volta
mentre sei impegnato, che ne so, coi sottotitoli, ti perdi magari uno sguardo, cioè ci sono tante cose. Sì, è vero. E oltre a Gomorra, una che hai consumato proprio. E il Trono di Spade. Il Trono di Spade, infatti sono curiosissimo adesso, dispiaciuto perché finisce, però veramente curiosissimo di vedere ad aprile l'ultima stagione. Mi piace tantissimo Stranger Things. Ho visto, e ero un grande fan di House of Cards prima che facessero fuori Kevin Spacey. Ma tra l'altro, cioè, io vabbè, seguo un pochino Twitter, queste cose qua, cioè Obama twitta riguardo ad House of Cards. In Italia, cioè, secondo te Gomorra, proprio come concetto, è una cosa che è per le istituzioni in generale, una cosa scomoda o una cosa che... Beh, credo che molti politici hanno visto la serie, assolutamente, ma credo che nessuno di loro si esporrebbe a favore della serie. Ho sentito solo una volta, mi pare, Di Maio in radio dire che aveva visto la serie e gli era piaciuta. Gli altri, anche se l'hanno vista, non credo che direbbero mai qualcosa. Ma questo, sai, è una sorta un po' di provincialismo tutto italiano. Te giocavi? Sì, giocavo. Guarda, io ho iniziato da ragazzino in questa scuola calcio che si chiamava Gli Amici di Mugnano, che tra l'altro lì nella mia squadra giocava Lino Schiattarella, la squadra Schiattarella. Sì. C'era la Spalla. Due anni prima di me c'era Raffaele Palladino, che è un mio grande amico, tutti nella stessa squadra. Ha sfornato talenti allora. Sì, giocatori che hanno fatto la loro carriera in Serie A. Giulio Migliaccio, che è di Mugnano, del paese dove sono cresciuto. Quindi giochicchiavo, però c'è sempre stato un grande, forse non era il mio destino, perché io avevo due grandi passioni, il calcio e il cinema, la recitazione. Sai che cos'è? Che io sono cresciuto convinto, da quando avevo 5-6 anni, che il mio ruolo preferito fosse il portiere. In realtà poi, tipo a 12 anni, ho scoperto che non era quello. Io avevo anche le doti per essere un grande centravanti, un bomber di razza. Anche con umiltà. Ma ti spiego come l'ho scoperto. Praticamente stavo facendo questa partita, sai, esordienti, non mi ricordo adesso la categoria, così. E nell'intervallo, con gli altri ragazzi che erano in panchina, io inizio a fare dei tiri in porta, ma tiravo delle mazzate pazzesche, cioè in crocio, così. Il mio allenatore, un minuto inizia il secondo tempo, lui mi mette in campo. Dice: no, adesso vai a giocare, vai a fare il centravanti, visto che ti piace giocare così. Faccio due gol quella partita. Così all'esordio. All'esordio, boom, così boom, da come Paloschi al Milan, tipo 18 però secondi. Però praticamente che cosa è successo? Non so perché. Ah no, mi ha fatto ritornare a fare no, niente. Sedotto e abbandonato. E io che cosa è successo? A fine anno mi sono rotto le scatole, ho detto vabbè, ciao, me ne vado. Non ha saputo cogliere il mio talento. Certo, vedi, assolutamente. E poi mi sono vendicato perché tipo da quando avevo poi 16-17 facevo tutte le partitine di calcetto, queste cose qua, e tipo riempivo di gol gli avversari, però era finito il mio tempo. Noi nel nostro torneo di calcio a 7 abbiamo bisogno di un attaccante. Beh, ho capito, il problema mio è che mi vedi che sono bello grosso, io a me se tipo faccio uno scontro o qualcosa, qualcuno si fa male. Appunto, ancora meglio. No, cioè, non è meglio. Dobbiamo decimare gli avversari. Ma no, perché io devo lavorare, fatemi lavorare. In chi lavorare. Ti rivedi da prima punta? C'è uno che tiene tanto la posizione o quello no, che guarda, va in profondità? Guarda, ti dico, nonostante la mia struttura, io ero molto veloce, quindi io sarei stato uno di quelli che giocava largo a sinistra e rientrava per calciare di destra. La passeresti di più o di meno di Insigne tu la palla? Beh, lo sai, non lo so, perché io ho veramente un gran tiro. Quindi non so che è una volta, gran modestia tra l'altro una volta, ma sai perché c'è tanta gente che te lo può raccontare, ma brutti, ma per esempio io vi faccio una domanda, cioè, calciatori brutti, la cosa è dal fatto che c'è una storia romantica dietro. Sì, perché oggettivamente non è che siete poi così brutti, sì, cioè, siamo più simpatici che belli forse. No, ma perché, visto ma di perché peggio, ti butti così? Ma perché è vero, dai. Su, dai. Farei l'amore molto più spesso se fossi belli. Ho capito, mi dispiace per te, ma però vuoi che te la racconti? Velocemente. Di com'è fare l'amore con te? No, però quello possiamo fare un altro video. C'è uno spin-off. Sì. Giocavamo a pallone insieme e ci siamo infortunati tutti e due gravemente. Figo. E abbiamo aperto il gruppo Facebook del nostro spogliatoio. E noi in spogliatoio ci chiamavamo calciatori brutti tra di noi. Poi l'amico condivide, l'amico dell'amico condivide. Ma non è condivide. Che vi portate iella a vicenda? Ma forse che fortuna potrebbe essere a fortuna che si annullano le due ielle. Nulla nel calcio. Ah,
No, perché sì, poi abbiamo vinto anche qualcosina. Però vi siete fatti male, mi avete detto. Vabbè, si è aperto un portone. Avevate delle potenzialità. Sì. Sì. Però si sono fermate. Purtroppo è andata, mai dire è andata mai. Così, Salvo. Cioè, anche noi abbiamo perso il nostro treno, ma ne abbiamo preso un altro, insomma. Bravissimi, bravi. Cioè, questo è un treno a carbone. Poi, tra l'altro, no, quello che mi fa piacere, che vedo nei vostri video, comunque frequentate tante belle ragazze che girano attorno. Sì, ma siamo molto umili, sì, cioè, facciamo no, low profile. Poi... Beh, ho capito io. A proposito di low profile, c'è una figura a Napoli che è quella di Maradona. Tutti quanti sanno quanto ha fatto per la comunità. Le scelte umane che un calciatore fa, e tra l'altro anche alcuni calciatori recentemente hanno parlato in questo senso, non solo di Maradona ma della propria carriera. Io devo essere giudicato, essendo un calciatore, per quello che faccio in campo. Al di fuori posso essere libero di avere i miei vizi e i miei pregi, i miei difetti, logicamente non gli eccessi, perché gli eccessi non vanno mai bene, essendo comunque loro dei personaggi pubblici, ma così come lo siamo noi attori. Ma credo che la grandezza di Maradona l'ha fatto diventare, secondo me, il più forte giocatore che sia mai esistito, e se uno guarda le partite e le guarda sul serio se ne accorge. Secondo me, non dico va ad oscurare quelli che sono stati i suoi problemi, ma secondo me va valutato per quello che è stato realmente per il calcio. Ma nel vostro lavoro ci sono delle figure che rispecchiano un po' quel tipo di personaggio? Genio e sregolatezza. Esatto. C'è qualcuno che, al di là di quello che faceva poi fuori dal set, poi lì era un mostro totale? Guarda, purtroppo io sono abituato a parlare degli attori con cui lavoro. Cioè, non so se ci sono attori che magari, ecco, avevano dei vizi, dei problemi, e poi in realtà erano, certo, comunque dei bravissimi attori. Beh, guarda, anche Kevin Spacey comunque, cioè, è uscito adesso. Però lì, anche lì, ne parlavamo prima, lui è assolutamente da condannare per quello che ha fatto. Certo. E credo ci siano, non so, dei procedimenti che lo condanneranno per quello che ha fatto. Ma secondo me è stato assurdo giudicare il Kevin Spacey attore, esatto, in base, cioè, alle sue scelte, agli errori che ha fatto. Cioè, non esiste. Io da spettatore neutro, che non me ne frega nulla della sua vita privata, io ammiravo lui come attore, i ruoli che faceva, i film che faceva, l'Oscar, gli Emmy che ha vinto. Cioè, non mi va di giudicarlo per una cosa che si deve sempre appurare la verità, cioè ci sono tante cose che noi non sappiamo. Sì, bisogna dividere, insomma, sì, l'attore, che come Maradona, il calciatore, la persona, certo, che è fuori dal campo. Ma anche perché, cioè, a meno che non l'abbia fatto a te una determinata, certo, cosa, ma perché tu devi giudicare su una cosa che non sai? Sì. Perché tu non sai se è vera, se non è vera. Se è vera deve essere condannato, giustamente. Sì, finché un tribunale non dice... Sì, non puoi giudicare, sì. Cioè... giudicare per esempio il Kevin Spacey, in questo caso attore, in base a quello che faceva, quello che nella sua vita privata, non è, certo, corretto, secondo me. No. Siamo entrati nel clima giusto, sì, per iniziare il nostro giochino. Va bene, noi ti facciamo vedere delle immagini, sì, su delle figurine, sì, e di getto ci dici cosa ti, okay, cosa ti ispirano. Vai. Quelle che vuoi te le porti a casa. No, io non cerco, mi assumo le responsabilità e parlo. Lui c'è sempre, c'è onestamente. Sempre. Grande capitano, sempre, un centrocampista, forse a volte troppo sottovalutato. Cioè, un centrocampista centrale che ha fatto più di 100 gol in Serie A, non credo, certo, cioè, ce ne siano, a parte i trequartisti classici. Noi siamo strafelici di averlo avuto per tutti questi anni, e la sua cresta credo abbia fatto la storia del Napoli e non solo. Ti ricorda qualcosa la sua cresta? Sì, c'è un po' di... Sì, qualcosina, sì, qualcosina, sì. Qui ti voglio. Ah, la teniamo noi, cioè... Sì, la tengo io. Potrebbe prendere fuoco, se... Allora, non mi va di giudicare né lui come persona, né lui come calciatore. Negli anni a Napoli, credo lui non sia mai stato amato così tanto in qualsiasi altra squadra in cui è andato. Ha fatto una scelta economica che ha avvantaggiato lui e ha avvantaggiato il Napoli, il presidente. Questo è fuori discussione. Ma che si voglia far credere che lui è andato via da Napoli solo per De Laurentiis, io non ci credo, perché nonostante lui avesse una clausola rescissoria, la firma sul contratto con la Juve l'ha messa lui. I fatti dicono che è stato un grande attaccante, che grazie a Sarri ha fatto 36 gol in campionato. Senza Sarri,
sin dai tempi di Madrid non mi pare abbia fatto tutti questi gol. Certo. Tanto vale, da quello che dico io a posteriori, ma non te ne stavi così bene a Napoli, magari con qualche soldo in meno, ma con tanto affetto in più. L'atteggiamento dei napoletani con Higuain è l'atteggiamento di chi ha provato tanto amore ed è stato deluso. Ho l'impressione che tu non la voglia tenere questa come... No. Questo è un personaggio che secondo me ha lasciato un buon ricordo, sì. Ma dipende da te adesso. No, ha lasciato un buonissimo ricordo in tutti noi tifosi del Napoli e credo un po' per quelli che amano il calcio, perché forse dopo Guardiola il termine con cui è stato coniato il suo modo di giocare, il sarrismo, ho avuto modo di passare una mezz'oretta quando sono stato a Castelvolturno con lui, avrà fumato 200-300 sigarette in mezz'ora, una cosa incredibile. Però è stato veramente molto bello sentirlo parlare di calcio, abbiamo parlato... Parlate anche di altro, cioè lui mi sembra sì, ma ha fatto delle domande, mi ha fatto delle domande sulla serie, anche in alcune conferenze stampa a Napoli, comunque quando c'erano altri temi da affrontare lui li affrontava senza problemi. Questo è un ragazzo con cui tu hai fatto un video che ha spopolato sul web. E vorremmo capire che persona è dietro il personaggio burbero che sembra quasi presuntuoso. È lui King Zlatan. No, è stato per me una piacevole sorpresa, perché ero lì negli spogliatoi del PSG con Verratti, Sirigu, e sai, lui l'ho visto da lontano, sai, c'è sempre quella sorta di imbarazzo in cercare di capire come si poneva, invece è stato tranquillissimo, mi è venuto incontro, mi ha abbracciato, chiamava gli altri giocatori, tra l'altro c'era Rabiot che all'epoca quando sono andato io aveva 18 anni, quindi si fece rosso rosso perché era un fan della serie, si era imbarazzato tantissimo e lui diceva guarda Adrien si è fatto rosso rosso, poi prendeva per il culo gli altri calciatori, ci siamo divertiti. E lui mi disse una cosa molto divertente, disse pensa neanche a Di Caprio abbiamo fatto questa accoglienza. Quei buoni che ammazzano con le palle, il buono con le palle. Il buono con le palle oppure un super cattivo, assolutamente. Certo. Lo teniamo. Vabbè, a voi. Lui dovresti conoscerlo abbastanza bene. Ah, Roberto per me, oltre ad essere un grande scrittore, è una persona che apprezzavo già al di là di far parte della serie, ho letto il libro quando è uscito ormai 10 anni fa, possono dire qualsiasi cosa di lui. Il dato, e io cerco di basarmi sempre sui fatti, è che lui ha sacrificato la sua libertà personale per denunciare un male, sì, così sì. Come hanno fatto e fanno tantissime persone. Quindi a prescindere da tutto merita la stima mia e di tutte le persone che vogliono vivere libere e serene senza alcun tipo di problema. Scusa, una mia curiosità, cioè in Gomorra lui è presente, dà dei consigli? A lui comunque partecipa alla scrittura di tutti i soggetti di serie, supervisiona anche le sceneggiature, ci segue molto, non può stare con noi sul set per ovvi motivi, però è molto vicino. Lo teniamo? Lo vuoi tenere? Certo, lo teniamo, vabbè. Vabbè, lui è un ragazzo secondo me divertente, molto divertente. Ciruzzo. Ciro, sapete che lui si fa chiamare? Sì. Ribattezzato. È un personaggio molto simpatico ed è assurdo, parla in napoletano quasi meglio di me, incredibile. Si è integrato benissimo. No, ma a me capitava una cosa strana, cioè scrivevo a Pepe Reina, per esempio, e lui mi rispondeva in napoletano. Sì, anche con lui quando parliamo a volte mi risponde in napoletano, con quella francese. Sì. A volte io sentivo le interviste degli allenatori, dei direttori sportivi che dicevano a noi serve una cosa che non è sul mercato, non la puoi comprare, che è la cattiveria agonistica, certo, le palle, la cazzimma come diciamo noi a Napoli, quella non la puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai. Sì. Non è un talento forse. E Ciro Mertens è uno che c'è. Ce l'ha. Quindi lo teniamo. Lo teniamo. Beh, lui è un po'... È il matador, certo. Io ripensavo a Higuain,
Per esempio Cavani, quando è andato via da Napoli, gli davano la possibilità in una squadra come quella di giocare con grandi campioni che puntavano al massimo. E lui, da quando è andato via, è sempre stato comunque legato a Napoli, ha sempre speso bellissime parole su Napoli, cosa che io non ho mai sentito fare a Higuain. Metterei la firma per riaverlo domani a Napoli, chi lo sa. Ora è tra i primi tre al mondo, nel suo ruolo. Kalidou. Bene, i primi tre al mondo. Gli altri due, uno è Ramos, per quello che ha vinto assolutamente al momento sì, ma io il secondo, Thiago Silva, ma che credo però che sia in una fase un po' calante, però c'è da dire che secondo me lo strapotere fisico e tecnico che ha acquisito Koulibaly in questi ultimi 2-3 anni, cioè faccio fatica. L'hai conosciuto? Sì, certo. Che ragazzo è? Un simpaticone. Sì, ho incontrato, quando sono stato sempre a Castelvolturno, sia lui che Ghoulam, tra l'altro super fan della serie. Ho incontrato Alan, Jorginho quando era al Napoli. Una persona veramente per bene, squisita. Se tu oggi fai la squadra dell'anno a livello europeo, se non c'è Koulibaly centrale di difesa, secondo me dici una stupidaggine. Lorenzo è un grande, non solo patrimonio non solo del Napoli, ma credo del calcio italiano, e la 10 che è in nazionale secondo me la merita tutta. Uno dei più grandi misteri che c'è, tutti i tifosi italiani, perché non abbia giocato in quello spareggio contro la Svezia per andare io non lo so perché, però guarda, cioè, io così fa sensazione, forse ce l'hai. Guarda, ho trovato una figurina nel... ah, ce l'avevi ancora una, l'ultima. A caso, cioè non so come sia uscita, la tengo io, è un'altra di quelle che può prendere fuoco se... A me dispiace per mister Ventura, perché poi non è neanche colpa sua, secondo me, di chi... Sì, l'ha messo lì, forse. Non so... Non lo so, mi dispiace. Come l'hai presa quella sera? Quella sera, credo, chiunque tifoso italiano avrebbe voluto ammazzarlo. Nel senso positivo, positivo. Nel senso positivo, ammazzarlo. No, nel senso positivo, diciamo. Metaforico, cioè, sì. Caviamocela così, insomma. Metaforico. Non lo so. Infatti, mi ha stupito. Bella. Sì, bella. Anche questa mi sa che non la tieni. Quella... Così ha sensazione. Io ho l'ultima sul serio. Dai, fammi fare due risate, dai. Beh, con lui secondo me te le fai. Dai. Cioè, secondo me. Col presidente. Col preso. No, due risate me le faccio. Io sono uno di quelli pro De Laurentiis. Ci stiamo da 6-7 anni ai vertici del calcio italiano, e questo secondo me è grazie a lui, grazie ai tifosi che sostengono la squadra, grazie alle scelte che lui ha fatto. Quindi io sono uno di quelli che ringrazia De Laurentiis. In un suo film? Un cinepanettone, nella vita dico sempre mai dire mai, per adesso sto facendo altre scelte, chi lo sa. Sì, continua a fare altre scelte. Questa è l'ultima. Allora, la domanda è questa, è molto d'attualità la cosa, perché comunque ultimamente i cori stanno diventando veramente qualcosa di insopportabile dal mio punto di vista, e la Lega o comunque le istituzioni stanno pensando di iniziare a prendere dei provvedimenti seri, cioè interrompere la partita immediatamente, dare la sconfitta a tavolino, cose del genere. Tu come la pensi da questo punto di vista? Cioè, bisognerebbe ignorarli o è giusto punirli quando fanno qualcosa di sbagliato immediatamente in maniera severissima? Trovo disgustoso chi fa una roba del genere, l'ho sentita anche in un Udinese-Roma ultimamente, che le due squadre si sono unite in questo ipotetico gemellaggio nel fare cori contro i napoletani. Trovo ormai nel 2018 una cosa vile, stupida, ignorante, e permettere che ogni domenica ci siano dei cori di discriminazione territoriale, razziale e umana fa male. Quindi secondo me chi di dovere deve prendere i giusti provvedimenti. Sì. Salva, grazie mille. Veramente. Grazie a voi. Sei stata ragazzi, disponibilissimo. Grazie. E gentilissimo. Il piacere è tutto mio. Grazie, Salva. Ciao ragazzi, e sempre forza Napoli. Ciao.